Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. Chi è che mi fa la domanda? Io, buonasera. Buonasera. Cos'è per lei la libertà? La libertà è una cosa speciale, libertà. Vuol dire stare qua come sto io, seduto, è già una libertà. Esatto. Mi può definire il concetto di libertà, secondo lei? Che senso? Esiste per lei la parola libertà? Ma certo, molto l'ho detto. La libertà, io vado in un bar, sono libero, vado in chiesa, sono libero, vado a casa, sono libero, tutte le cose sono una libertà. Esatto, ma vuol dire soltanto essere in questo momento liberi quando si è a casa oppure anche in giro per il mondo? Anche in giro per il mondo, mi posso muovere quando voglio con la libertà. L'importante è presentare un documento. Il documento è già una libertà che ti dà. Se io ho un documento che non è libero, io non posso andare da nessuna parte. Giusto? Giusto. Lei è di questo quartiere? Io sono nato qua. Le 8:30, noi andavamo a casa e vedevamo il carosello che era tardi. Invece adesso non puoi uscire, neanche alle 8:30. Il suo quartiere è cambiato? È cambiato di che cosa? Perché prima questo non c'erano. Quelli non c'erano. Non c'era niente, no. Mi sta a dire un ricordo di quando era piccolo? Io ho giocato lì dentro. Avevo 6 anni, 7 anni. Sempre lì sono stato. Nella laboratorio. Perfetto. Allora avevamo genitori che, anche se avevi 20 anni, trovavi la porta chiusa se ti ritiravi alle 9:30, alle 10. Invece adesso no, genitore se ne frega. Uno a 16 anni, 17 anni, si ritira alle 2, alle 3, alle 4, alla notte. Perché c'è la libertà. Esatto. Altrimenti i genitori non possono opporsi, dire devi entrare in casa subito, perché ti fanno delle porcherie, la gioventù di oggi. Io a 20 anni sono andato via da casa, in quel momento, ero libero, e in quel non momento avevo né libero. Genitori né madre, stavo qua, io ho girato mezza Italia. Fantastico. Ero libero di girare dove volevo. Va bene. Ho cominciato a lavorare a 20 anni, mio padre mi ha preso le valigie, le ha messe fuori, perché qui non c'era lavoro. Vai via di qua, vai a trovare lavoro. Sono andato al nord, a 20 anni. Mi sono ritirato a 30 anni. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Io sinceramente sono 65 anni che siamo sulla zona, dunque non vedo molta differenza. Paura no, perché
quando capitano devi trattarli come sono. Certa gente, capito? Ha un ricordo di quando era piccola in questo quartiere? Ci si poteva più camminare, si andava a fare la spesa ai genitori e così. Invece adesso hai paura anche di mandare i bambini, cioè non ti permetti proprio. La libertà non è star sopra un albero, non è anche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Grazie. Cos'è per lei la libertà? La libertà, vedendo così tanti bravi ragazzi e la possibilità di crescere in un ambiente senza oppressioni e che dia la possibilità a tutti di coltivare i propri interessi in maniera appunto libera e costruttiva, senza l'oppressione di nessuna forza esterna, che può essere quella privata, quella pubblica, quella della famiglia, quella degli amici. Insomma, crescere in un contesto di formazione propositivo e costruttivo. Secondo lei questo concetto qui a Bari, soprattutto nel quartiere di Libertà, c'è? Manca? Sì, siamo in un posto che lo rappresenta, siamo all'Officina degli Esordi, che dà la cosa importante secondo me di questi posti, di questi laboratori urbani, è il dare un'alternativa valida alle nuove generazioni. Bene. Quindi questo secondo me è uno spazio di libertà, in un contesto seppur molto difficile, come quello del quartiere Libertà appunto. Libertà vuol dire poter far tutto, è d'accordo con questa affermazione? No, far tutto nei limiti della legalità. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. Per me la libertà serve essere contenti, sì, avere un lavoro, di parlare con la gente. Questa è la libertà, stare con la famiglia. Quindi per lei la libertà vuol dire questo. Divertirsi, sfogarsi, sì, divertirsi, però dipende pure quanti anni hai. Se sono grande, divertirsi non è che sono ragazzo. Non c'è l'età. E che deve 70 anni, 70 anni. Cioè una vita troppo. È sacrificata la vita, che è la cosa normale, diciamo, capito? Però non è che i problemi stanno a tutti, capito? È difficile dire libertà, che tu sei libero, contento, con ognuno hai dei problemi, capito? O tu sei da uno, sei dall'amico, capito? O questo è libero, uno, non è che ha la libertà, siamo troppi, capito? Voglio dire. Siamo troppi oppressi. Sì, bravo, bloccati. Perché non è libero, che tu sei libero, dici io sono libero, uno ha la famiglia pure. Se uno non ha la famiglia, sei ragazzo, va a ballare, va a divertire, va da tutte le parti, capito? È diverso. Uno che ha la famiglia ha problemi per i bambini, ha problemi a pagare la casa, allora non è libertà oppure, capito cosa ti voglio dire? È tutta una vita, tutto. Libertà vuol dire poter far tutto, è d'accordo con questa affermazione? No, fare tutto no. Cos'è che blocca la libertà? Blocca, avevo detto sempre, prima è il problema di lavoro, che se tu non hai lavoro blocca tutto. Perché decisamente, molto l'ho detto, se non hai famiglia non puoi pagare la casa, non puoi pagare la luce, quello ti blocca, capito? Questo avendo determinati il tuo lavoro, o d'accordo con la famiglia, allora tu cammini, allora puoi andare a divertire per la famiglia, però insomma, sembra un lavoro, sembra, capito? Sembra, se tu non hai problemi, non hai un lavoro, allora ovviamente la moglie, non vedi d'accordo, capito, i figli, è tutta una discussione, capito? È tutto uno stress. Questa è la cosa del.
tutto il sacrificio, non sei mai libero come vuoi. Sei libero come me, quando tu sei vacante, sei ragazzo, non ti sei andato a scuola, oppure per un amico, oppure per divertimento, appunto un lavoro, no, come partono, dicevo, non puoi essere divertire. Uno invece non crea problemi, ho detto la casa, i figli, non ha lavoro, allora che avete problemi, ti dico in famiglia, tu non sai come è libertà. No, se tu vai al parco di alcol le persone, che ti sfugge le persone, cos'è com'è, no? Sì. Ma purtroppo che tu ti sfugge le persone, ognuno ha dei problemi suoi. Uno che è ricco non crede al povero. Invece il povero è povero, si capisce. Diciamo tra parentesi, capito? La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Buonasera. Buonasera. Cos'è per lei la libertà? La libertà sono tutte persone libere. Libera, sì. Però tu libera non vengo per me prendere la mia libertà, questa non è libertà. Tu vengo per me prendere la mia libertà, non questo. Questa non è libertà. Tutte persone libera. Lei che origini ha? Io sono Mariano. Mariano? Mariano. Vengo di Mali. Da Mali? Di Mali, sì. Ha affrontato un viaggio per venire qui a Bari? Sì. Da quanto vive qui a Bari? A Bari 8 mesi, 9 mesi. Ha trovato una sistemazione, un lavoro? No, no lavoro. Però per fare documenti, solo documenti, per fare documenti. Documenti? Documenti. Ha avuto difficoltà ad averli i documenti? No, perché il documento è importante. Sì. Dico, ci sono state delle difficoltà per averli? Sì, molte difficoltà, molto. Molto difficile? Molto difficile. Perché io vengo 9 mesi, non c'è documento, non c'è niente. Solo uno documento di 6 mesi. Questo non può lavorare altro paese, sono Italia. Solo Italia? Solo Italia. Le faccio una domanda un po' in generale. La libertà per lei vuol dire poter far tutto? Oppure ci sono dei limiti? La libertà sono dei limiti. Quali sono secondo lei? Sono liberty. Esempio. Non lo so dire italiano, però lo so dire al francese. Al francese? Al francese. Che va bene se parla il francese? Sì. Se qualcuno che lo traduce. Qualcuno che lo traduce? Qualcuno conosce il francese? Un po'. Ok. La libertà, in francese è egale. La limite, la liberté è egale. La liberté di chacun s'arrête ou commence celle des autres. No, ha un accento... La libertà di tutte persone. Sì. S'arrête. Ok. Ou commence. Qui. Celle des autres. La libertà di tutte le persone deve finire quando comincia quella degli altri. Ah, sì. Grazie. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Cos'è per lei la libertà? La massima espressione dell'essere umano. Essere libero vuol dire avere la possibilità di rispettare ed essere rispettato da tutti. Bene, lei abita nel quartiere? Sì. Ha mai avuto paura della libertà nel quartiere di libertà? A volte sì. Come mai si è posto chiedere? Perché il quartiere Libertà è un quartiere particolare, un quartiere multietnico.
mondo in cui ci sono molte frange di persone che non hanno, non sono inserite in un contesto sociale civile, ma in un contesto sociale irregolare, nel senso che hanno bisogno di far soldi per mangiare, hanno bisogno di portare a casa soldi perché altrimenti non possono vivere. Quindi sono quelle frange della cittadinanza che sono esclusi dal circolo virtuoso della città. Posso dire quanto è cambiato il quartiere da ieri a oggi? Ieri che cosa intendo? Nel passato. È nel passato. Voi tenete presente che il quartiere di Libertà è un quartiere nato all'estrema periferia di Bari. Noi ci troviamo qui perché qui c'era la manifattura dei tabacchi. Ex manifattura dei tabacchi, che rappresentava una valvola di sfogo per moltissime donne della città, perché si faceva la fabbrica dove si faceva il tabacco. Contemporaneamente, siccome al di sopra del quartiere di Libertà, il quartiere di Libertà scende su una mano della Borgia, ci fu un'inondazione, ci fu un abate. E difatti su quella via Garrulo c'è l'indicazione di dove arrivava l'acqua, il livello dell'acqua, perché ci fu queste palazzine dei lavoratori che erano case popolari. Intorno a questi nuclei di case popolari poi si sono formate abitazioni di vario livello, che sono soprattutto abitazioni di uno o due piani, che negli anni 50 sono state tirate su 4-5 piani senza nessuna struttura architettonica di rispetto. Nella zona che qui siamo c'era per esempio un'arena giardini del cinema che faceva una manifestazione cinematografica all'aperto, per esempio. Poi più avanti c'era un teatro all'angolo, e c'era manifestazioni particolari, non ce ne sono mai state manifestazioni aggreganti. Le uniche manifestazioni aggreganti sono state nel Redentore come zona dove i giovani si radunavano, giocavano a pallone, uscivano, e poi c'era una scuola per i giovani, una scuola di mestieri nel Redentore, che era una scuola di aggregazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.